Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 16 febbraio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Felici, contenti e fortunati. Sembra il finale di una bella fiaba e invece è la realtà del giorno, scritta nero su bianco sulle effemeridi. A vostro favore, infatti, giocano la Luna, Giove e Marte, magari tra loro si beccano un po', ma a voi giovano tutti quanti, regalandovi sia il cerino per accendere il fuoco, sia il soffietto per attizzarlo. Positivi, nonostante l'opposizione, anche il Saturno e Mercurio, il maestro e l'allievo, illuminati dal raggio sapienziale del Sole in Acquario. Gli altri hanno molto da insegnarvi, è la scuola della vita, a volte difficile, a volte piacevole e divertente, l'essenziale è aver voglia di studiare, analizzare gli eventi del giorno e comprendere il messaggio nascosto dietro le righe. Sereni in coppia, legati da un rapporto complice e allegro, affettuosissimi coi figli, incoraggianti con gli amici, anche le finanze girano bene, probabilmente non avrete mai forzieri pieni di gioielli e lingotti, ma il vostro cuore generoso, alla faccia della festa dei single, è una miniera d'amore. Piccole ma buone notizie in tutti i campi, anche in quello sentimentale. Annuncia l'incontro con un uomo giovane, chiaro di capelli, anticonformista, serio, maturo e con la testa sulle spalle. Piccole gioie, un ragazzo innamorato, l'incontro con una persona che ci terrà lontano dalle delusioni e dalle fatiche della vita. Non guardatevi sempre indietro, piuttosto cercate di prendere le iniziative giuste per smuovervi da alcune forme di apatia in cui siete ricadute. L'amore è ancora avvolto nella nebbia in questo periodo. Riuscirai a risolvere un problema che avevi da tempo. Fortuna. Ti esprimerai benissimo. Amici e collaboratori ti ammireranno. Sarai persuasivo. Magnetismo. Organizza una cena romantica. Se avete bisogno di risolvere alcune questioni legali scegliete l'avvocato di fiducia solo dopo aver valutato in modo ponderato le sue effettive doti professionali. Molto buoni i rapporti con parenti stretti e vicini di casa. Favoriti i viaggi. Evita alcolici, fumo, medicinali. Cerca di uscire magari facendo un giro distensivo in auto. Se siete in procinto di affrontare una convivenza, fatelo con entusiasmo e allontanate tutte le paure. Se il vostro partner vi crea qualche perplessità superatele parlando di questo con lui. È un giorno ideale per riposarsi, lo stress accumulato potrà scaricarsi e così tornerai brillante come sempre. Oggi una persona vi deluderà molto, non fateglielo pesare, sta attraversando un suo personale momento di crisi e non ha tutte le colpe. Piuttosto cercate di aiutarla e mostrarvi comprensive. L'intuito non vi manca e non sarà difficile poi capire le ragioni del suo comportamento. È tempo di cogliere ciò che avete seminato, qualche buon risultato lo avrete ma rimpiangerete di essere stati troppo pigri. Ottimi i rapporti con i familiari. Eccellente salute. Sarai romantico. Gioia in amore. Affetto dagli amici. Vantaggi da viaggi, studio, sport. Abbandonate il rancore, è un sentimento che inorgoglisce troppo l'uomo debole e rende ciechi di fronte al cambiamento. Sarete anche stanchi di ascoltare le lamentele altrui, ma riuscite sempre a portare un po' di leggerezza nella vostra compagnia. La ragione o il torto, sono concetti molto labili e non assoluti, quindi dovete evitare di impuntarvi su una questione. Ogni volta che iniziate un nuovo progetto vi buttate subito giù, credendo di non potercela fare, ma la vostra a volte è solo falsa modestia. Saturno e Mercurio in Acquario formano un aspetto che coinvolge direttamente in contrapposizione il vostro segno e vi propone qualche momentaneo nervosismo, alti e bassi nel tono e nell'umore, qualche scaramuccia che si verifica in famiglia. In modo più significativo questi eventi si verificano nel caso festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Giornata magica questo giovedì per voi, coccolati dalla Luna in Sagittario, intrigono al vostro segno, così come intrigono è l'amico Giove, a sua volta in ottimi rapporti con Marte, in sestile al vostro segno. Tutte dritte, dunque, anche se il rosso pianeta dell'Eros oggi bisticcia con la sua amante Venere. Screzzi tra innamorati,
che a voi interessano poco, a meno che non vi coinvolgano sul front finanziario. Prestare denaro a un amico scapigliato oggi non è prudente, ricevuto la somma non lo vedrete per lungo tempo nei vostri paraggi. Amore ed Eros. Il partner vi adora, gli amici anche, peccato che tra loro non vadano d'accordo ed è questo il maggiore cruccio della serata. Difficile conciliare affetti ugualmente intensi ma contrapposti, così finite per chiudervi in casa, da soli o con la vostra dolce metà. Felice di aver vinto questa partita. Vittoria di Pirro però, con un finale amarognolo, perché tre quarti della serata li passerete comunque al telefono a chiacchierare con gli amici. Troppo gettonati, si vede che nonostante i vostri macroscopici difetti siete davvero pezzi da 90. Festa di San Faustino che omaggia e protegge tutti i singoli in questa giornata di metà febbraio. Il vostro è un segno talmente indipendente, così individualista e orgoglioso, che, quando è solo, non sente certo il bisogno di essere accoppiato a tutti i costi. E spesso proprio in un segno come il vostro troviamo cuori inespugnabili che non si lasciano facilmente conquistare. Riuscite a non farvi pesare per nulla la condizione di solitudine che spesso vi appare come una scelta e non come una costrizione. La canzone che vi si confà questa giornata è Vivere a colori di una ruggente leonessa, Alessandra Amoroso, nata il 12 di agosto. Lavoro e denaro? In squadra siete voi a sostenere e motivare i compagni, qualcuno magari al momento protesta ma poi, convinto dalla vostra imbattibile dialettica, finisce con l'uniformarsi alle vostre ragioni. Sì, l'indole dal capo l'avete comunque, al punto che talvolta siete voi a impartire ordini anche su chi quel ruolo lo avrebbe di diritto, tanto grandi sono la vostra forza e la vostra autostima. Dominanti anche in corso a trattative, per un po' l'interlocutore pone resistenza, poi getta la spugna dandovi ragione al 100%. Siate più assertivi oggi. Farlo funzionerà sicuramente a vostro favore. Non c'è motivo di dubitare delle vostre capacità. Al contrario, lasciate risplendere tutta la vostra originalità e il successo sarà assicurato. Se siete liberi professionisti, gli astri vi aprono strade di creatività e di successo. La luna in angolo positivo dal segno amico del Sagittario, vi propone occasioni d'oro, specie se nascete nella terza decade. Benessere. In formissima, state benone e se nel lavoro come a tavola, nel sesso come nello svago foste un po' meno eccessivi, stareste ancora meglio. Unico punto debole la colonna, da mantenere sana ed efficiente eseguendo quotidianamente gli esercizi prescritti dal posturologo. L'importanza della posizione assunta era già nota agli antichi greci che si rappresentavano seduti eretti e con le gambe a squadra, per non parlare dell'India, culla dello yoga, dove assumere una postura e mantenerla per alcuni minuti senza forzature diviene la base della salute fisica e interiore. Avete bisogno di fare un po' di movimento, ma avendo trascorso mesi seduti alla scrivania vi pesa molto iniziare, non esagerate nel cominciare, attuate un programma graduale per partire con il piede giusto. Per lei, fissate con il look, sono le cose più belle e care in boutique ad attrarre la vostra attenzione. Naturalmente il prezzo è da capogiro, ma se avete una certa competenza sull'argomento, già sapete che è fuori portata. Pazienza, almeno col pensiero avete indossato quella meraviglia, che oltretutto vi sta ad incanto. Per lui, tante velleità di successo, sportivo, artistico, manageriale, ma poi incontrate la donna più meravigliosa del mondo, dite voi, e non fate altro che girarle attorno, come fa la luna con sole. Per qualche tempo, però, poi rinsavite e tornate al centro della scena, assumendo voi il ruolo centrale. Colore delle emozioni, giallo sole. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 8, finanze, 8, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.